delle cure all'estero. Quello che sarà il futuro poi anche dell'assistenza di voi pazienti che venite a curarvi all'estero. È importante avere già il piede nel futuro, avere già la testa in quello che sarà nel futuro tra 5 anni, 10 anni, ed è un pochino quello che ci ha contraddistinto noi come azienda per quello che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo fatto, perché abbiamo sempre anticipato i tempi. Io oggi mi trovo là dove avrei dovuto creare il mio primo studio dentistico, ve lo faccio vedere. Io mi trovo in questo momento, è agosto, lo dico perché stiamo registrando, quindi questo video verrà visto anche in futuro da tantissimi pazienti che verranno. Questo era lo studio dentistico, il primo studio dentistico che il dottor Palmas avrebbe dovuto creare. Poi in realtà le cose non vanno mai come uno si aspetta, le cose vanno diversamente. Io mi trovo qua vicino a Cagliari oggi, ad Assemini precisamente, dove nello studio praticamente di famiglia, lo studio che non c'entra niente con i denti, non è questo uno studio dentistico. Ve lo faccio pure vedere da fuori, ditemi se la connessione regge, se la connessione è buona. Si vede da qua? Questo doveva essere lo studio dentistico di dottor Palmas, qua da Semini. Poi non ho fatto più nulla. Poi me ne sono andato invece in giro per l'Europa a 23 anni, iniziato a girare presto l'Europa, poi dopo il mondo. E tutti mi dicevano in Sardegna vattene, 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 perché qua non ci fai nulla, non è una terra questa dove è possibile fare delle cose perché ti ritrovi poi a combattere con quella che è la mafia, come la definisco io, dover scendere a compromessi, fare le cose a metà, fare le cose come ti dicono che devi fare le cose. E alla fine ho iniziato a viaggiare. Partito da qua con 1.000 euro in tasca, iniziato a lavorare fuori dalla Sardegna, in tanti studi, prima in uno, poi due, poi tre, poi quattro, dal lunedì al giovedì, e poi prendevo l'aereo e partivo. Bucarest, ci sentite, sì? Ciao ragazzi, che vi hanno fatto oggi? Ancora nulla, fate attenzione a Iana, fate attenzione. No, è bravissima lei. Io, ora potete togliere il microfono lo riattiviamo dopo quando faremo le domande, così abbiamo la possibilità di sentirci bene. Sentirci meglio. E poi da cosa nasce cosa? Chi è che conosce la mia storia? Non so, qualcuno magari avrà visto su internet qualcosa di come ho realizzato tutto questo. Il microfono, spegnete il microfono lì da Bucarest. Se no si sente, va in interferenza. Sì. Si può? Ah, perfetto, lo posso mutare io. Non lo sapevo questo, grazie Diana. Allora, quello che è la mia storia l'ho messa pubblica online, non c'è niente da nascondere. Dietro di me c'è solo tanta voglia di fare quello che poi ho fatto. C'è stata programmazione, le cose non avvengono per caso, le cose avvengono perché le programmi, perché sai come vanno fatte. E
Oggi voglio condividere con voi appunto quello che è la storia che c'è dietro all'azienda, perché dalla storia che c'è dietro all'azienda che si capisce l'azienda. Se tu vuoi conoscere veramente la qualità di un servizio, devi capire qual è la dottrina che c'è dietro quel servizio. Dietro la nostra azienda c'è la storia di un ragazzo che all'epoca aveva grandi idee che non poteva realizzare in Italia, che ha deciso a un certo punto: basta, io me ne vado da qua, parto con 1.000 euro in tasca dalla Sardegna, inizio a lavorare gratis, inizio a lavorare gratis, feci un po' come la Xerox, no? La Xerox un periodo faceva così, ti dava il fotocopiatore gratuito 30 giorni, poi se lo volevi te lo tenevi il fotocopiatore. Così io facevo quando ero ancora studente, andavo negli studi dentistici, non ero figlio di nessuno, mio padre è un semplice fisioterapista, e ho iniziato a lavorare gratis, a propormi a lavorare gratis. E lì ho avuto tanti maestri, tanti professori, tanti bravi dentisti che mi hanno poi contagiato con la loro dottrina, quei valori, che poi sono la cosa più importante, i valori per un medico, ancora prima del listino prezzi, i valori sono la cosa più importante. O ce li hai, i valori dentro, e li trasmetti poi ai pazienti e soprattutto all'equipe con cui lavori, o stai semplicemente tirando su una serranda e vendendo dei prodotti. Ok, quello non è modo di fare medicina. La medicina è una figura molto vicina a quella del medico, a quella del parroco. Cioè, il medico lo fai se veramente hai dei valori dentro che vuoi condividere con i fedeli oppure il medico con i pazienti. E i valori devono essere prima di tutto la salute, prima di tutto far uscire il paziente dalla malattia e non tenerlo dentro alla malattia, come spesso avviene, dove un paziente malato conviene più di un paziente invece sano. E questi valori me li diede il mio professore Sieberger, questo è un tedesco che era venuto a insegnare nell'Università di Cagliari, una grande università quella di Cagliari, piccola a dire il vero, però grande perché ci aveva veramente delle bravi professori, belle menti, che mi aveva contaminato con i suoi valori. Lui era venuto a vivere qua in Sardegna, dalla Germania, per lo stile di vita, la serietà delle persone, si era innamorato e era rimasto in questa terra. E lui mi aveva appunto poi contaminato con i valori della sanità che dovrebbe essere accessibile a tutti. All'università ho iniziato a appassionarmi alle riabilitazioni estreme della bocca, quindi grosse riabilitazioni. E, guarda caso, queste grosse riabilitazioni si fanno in Europa, nell'est Europa, dove ci sono molti pazienti che convergono perché devono andare a ricostruire completamente la bocca. Parliamo di pazienti che hanno necessità di andare a fare il trapianto completo della dentatura, non parliamo di pazienti che devono mettere uno, due denti. La mia storia è questa, la mia storia è la mia persona che cerca il posto dove andare a fare queste grosse riabilitazioni, dove curare questi pazienti, perché non essendo figlio di dentista mi ero iniziato a contaminare con molti dentisti che mi avevano adottato e mi portavano in giro con loro nel mondo, mi hanno portato negli Stati Uniti, mi hanno portato in Nord America, in Canada sono stato, in Francia. E alla fine il mondo diventava sempre più largo di fronte a me e la Sardegna sempre più piccola, più stretta. A un certo punto, finita la laurea, me ne sono andato, ho iniziato a lavorare, cercai una capitale europea dal quale potevo con l'aereo raggiungere tutta l'Europa e questa capitale era Roma. Roma, non so se qualcuno di voi è di Roma, se nessuno di voi è di Roma. Roma come Milano. La mia scelta era tra Roma e Milano, perché hanno due aeroporti ogni città internazionali che sono ben connessi con tutta Europa. Io all'epoca avevo 26 anni, stavo facendo la mia
ricerca a livello europeo di dove si fanno queste terapie all'estero complesse, questi trapianti complessi, li possiamo chiamare di tutta la bocca. E mi serviva vivere in una città dove avrei potuto prendere l'aereo con facilità e raggiungere tutte le nazioni. Mi sono stato in Serbia, in Montenegro, in Albania, in Croazia. Croazia durò un mese il viaggio, girata tutta. Sono stato in Bulgaria, sono stato in Moldavia, ero stato all'epoca. C'era un freddo quando ero arrivato in Moldavia e mi ricordo ancora, era un febbraio con la neve. Ogni nazione dell'Est Europa praticamente c'ero stato, ero stato nelle più grosse cliniche, strutture che già da 20 anni lavoravano con queste riabilitazioni. E alla fine, quando ho trovato la nazione con le persone che erano molto simili a me, okay? Noi sardi siamo un pochino, a noi ci dicono sempre che siamo dei cocciuti. Ok, ci dicono che siamo duri, che siamo testardi, che siamo come, no, i muli. È una nostra caratteristica questa, nel senso che noi siamo delle persone serie che se dico uno è uno, se dico due è due, se dico tre è tre. E quando invece arrivai a Roma, nel primo periodo, mi trovai un po' in difficoltà, perché lì mi facevo le prime amicizie, ci vediamo la settimana prossima e io lì aspettavo la settimana prossima per vederci. No, ero abituato all'essere così, no? Un po' di parola, a essere. E quando ho trovato queste persone così di parola nel mio viaggio, lì mi sono fermato. Quella era la Moldavia. Era una nazione dove avevo trovato delle persone serie con cui poter realizzare qualcosa, fase dopo fase, in maniera seria e programmata. Sono stato anche in Albania, non ve lo racconto. Chi di voi è mai stato in Albania? Nessuno? È una bellissima terra, una bellissima terra. Solo che dopo 5 giorni ero già seduto al tavolo con la mafia di Durazzo, che mi dicevano: guarda, lui è il tuo socio, se vuoi fare qualcosa dovete fare la società insieme. Ho detto no, grazie, fai dalla padella alla brace, fai dall'Italia dove c'è la mafia, un'altra nazione dove rischi. E questa è la storia dell'azienda: quando trovi il posto giusto dove fare le cose, allora lì ti fermi. E poi la cosa è andata avanti, i primi pazienti, abbiamo iniziato a specializzarci in maniera profonda con l'equipe, la prima equipe in casi sempre più complessi. Perché il problema è che quando trovi la nazione, con il prezzo più conveniente, a un certo punto chi ha necessità di risolvere casi gravi, complessi, arriva inevitabilmente a te, perché è quella più economica, la Moldavia, era la nazione più economica. Tutti questi pazienti che vedi a schermo sono solo una piccolissima frazione di tutti i pazienti a cui abbiamo ridato il sorriso. Questi erano pazienti che nella loro nazione dovevano spendere 30, 40, 50 mila dollari, in America euro, in America addirittura 80 mila dollari costa rifare un'arcata come una doppia arcata come questa, o magari impianti zigomatici, sono interventi molto, molto costosi. Vi sto condividendo lo schermo, quindi vedete questa carrellata di pazienti. Il problema è quando hai da sostituire tutti i denti ma non hai la possibilità di farlo. E allora cosa succede? Che apri il computer e inizi a cercare all'estero dove poter risolvere questo problema. Perché in Italia non viene consentito, cioè non è che non viene consentito, non c'è modo di accedere a queste terapie. E per una fascia molto esigente di pazienti non c'è neanche proprio modo di ottenere, anche se accede, i migliori materiali. Perché questi materiali che noi utilizziamo all'estero, in Moldavia o anche in Romania, sono dei costrutti di protesi che sono molto, molto costosi realizzare. Quindi anche se tu vuoi in Italia realizzarli,
Non hai modo di realizzarli perché non vengono realizzati tutti i giorni e quindi non trovi neanche la possibilità vicino al tuo studio di un tecnico che abbia tutti questi macchinari, che magari avete visto voi che siete lì a Chisinau. Se avete visto, sotto appena entrate a Chisinau, ora c'è un grande telone che dice che ci sono i lavori in corso. Non so se avete notato nella nuova clinica, in basso a sinistra, come entri lì, ora c'era il laboratorio là. L'abbiamo spostato. Adesso, ve lo faremo vedere le prossime settimane. Stiamo in un piano con, un laboratorio da 1400 metri quadri. È una cosa enorme. E ci sono dentro almeno come 3 milioni di euro di macchinari, di robot che lavorano, che producono. È impensabile avere questo livello di tecnologia nei piccoli paesini, nelle piccole città come può essere Cagliari, come può essere Palermo, non è proprio piccola come città, però sono questi grossi centri che se ci sono lavorano con centinaia di dentisti e quindi quel dentista che manda lì i lavori non riesce a essere seguito dal laboratorio in maniera puntuale. Ma è come se fosse un grosso forno questo che manda il pane lì, là, un po' a tanti panettieri manda il pane. Il nostro invece è una struttura che lavora solamente e principalmente con noi, con la città di Chisinau, con poche cliniche, serviamo anche alcune cliniche, ma principalmente per i nostri pazienti che sono tantissimi e sono molte le arcate che deve realizzare, che realizza poi arcate anche per Chisinau e per Bucarest, non solo per... E per Iași, non solo per Chisinau. Quindi abbiamo un laboratorio che è enorme, molto avanzato dal punto di vista tecnologico, e questo è fondamentale per andare a ottenere poi questo livello di qualità. Le arcate che noi facciamo come Premium e Superior sono delle arcate che hanno una tecnologia dentro che è molto difficile da replicare, per il fatto che non c'è l'offerta. Cioè, se manca l'offerta, la domanda manca perché i prezzi sono alti, manca anche dall'altro lato l'offerta. E quindi non c'hai che magari nella tua città vengono prodotte questi tipi di protesi. Non so se avete seguito il ragionamento. Cioè, noi se volevamo ottenere qualità nel lavoro da mettere in bocca al paziente, dovevamo andare a eliminare tutta una serie di problemi che ci sono inevitabilmente e che molti rimangono anche di problemi, il fatto che i denti non sono sensibili, per esempio, e che quindi possono essere soggetti a rotture, e che quindi bisogna prima anticipare il rischio di rottura andando a fare una progettazione col computer che già ti elimina il 90% di rischio di rottura dei denti. Quando noi siamo venuti in Moldavia, quando abbiamo aperto in Moldavia, quando il dottor Palmas arriva in Moldavia, iniziano ad arrivare casi molto complessi. Non arriva il paziente che ha perduto un dente o due denti, arrivano pazienti che devono ricostruire tutta la bocca e quelli sono i casi più complessi perché sono quelli anche più a rischio di rotture, perché devono mettere nella bocca tutti i denti artificiali, finti, che non hanno sensibilità. E quindi se quelli non hanno sensibilità, quando va qualcosa tra i denti, per esempio un granello di transale, ci possono essere delle pietroline, ok, transale grosso da cucina, oppure i legumi non setacciati, stessa cosa, quante volte vi sarà capitato di trovare delle pietroline in mezzo? E quando uno c'ha ancora i suoi denti, se ne rende conto che qualcosa di duro è andato tra i denti, ma quando una persona ha tutti i denti artificiali e non sono più sensibili, non hanno più la sensibilità, la percezione anche di un capello tra i denti, il rischio rimane sempre. Anche se uso i migliori materiali del mondo, i più costosi, che poi non necessariamente sono i migliori, quello non elimina il rischio che, cioè non ti fa tornare la sensibilità al fatto che io metto zirconio piuttosto che titanio, piuttosto che composito. Quello è un rischio che rimane sempre attivo. E io faccio sempre l'esempio, è un po' come guidare un'automobile che non ha più le spie, il cruscotto davanti, che ti segnalano il livello della benzina,
la velocità a cui stai andando. E quindi senza questo cruscotto hai alta probabilità o di finire senza benzina o di superare i limiti di velocità o finire fuori strada perché non hai degli indicatori che ti dicono guarda che stai rischiando troppo, stai mangiando cibo troppo duro. Chi di voi ha già montato dei provvisori in bocca? Chi ha avuto dei provvisori avvitati su impianti dentali? La sensazione quando si montano i denti artificiali nella bocca è come di masticare con delle pietre. Cioè, rispetto ai denti naturali, che sono tutti flessibili e tutti staccati gli uni dagli altri, i denti naturali, quelli artificiali sono dei ferri di cavallo unici che devono battere il cibo, che sono avvitati in maniera fissa nell'osso. In più sono insensibili. Quando tu monti questi provvisori, più delle volte capita che il paziente non ha un feedback di quanto forte sta masticando e supera il limite di flessione dei materiali. Quando lo supera, si rompono i materiali. Ok, capita che si rompono i provvisori. Non so se qualcuno di voi gli si siano mai rotti i provvisori o dei denti artificiali nella bocca che avete avuto. Quando questi si rompono, non è colpa del paziente. Non è colpa del materiale, è semplicemente perché manca la sensibilità, manca quel feedback che dicevo, che avvisa il cervello, guarda che sta superando il limite di flessione. L'unico modo che c'è di abbattere, o meglio, di non dico eliminare il rischio, ma di ridurre lo stress che deriva da questi problemi, è quello di avere già la soluzione al problema, cioè se si rompono i denti, come li riparo? Come li sostituisco? Come posso intervenire? E allora da lì deriva la scelta, la decisione di lavorare col computer, di lavorare con internet, di lavorare con il digitale, col 3D per esempio, fare i denti col robot, di modo che se io lavoro già col computer, ho in memoria i denti. In caso di sostituzione che con un clic posso rifar produrre alla stampante e quindi avere in memoria immagazzinati tutti i denti dei pazienti. Quando Palmas arriva in Moldavia e vede che arrivano tutti questi casi complessi, capisce che c'è poco da scherzare, perché nell'arco di 6 mesi chiudi se ti sormontano i problemi. Casi complessi significa grandi rischi, grandi responsabilità. L'unico modo che c'era di restare aperti era investire in tecnologia, in ricerca e andare verso la produzione di arcate che fossero altamente sofisticate e che fossero possibili da riparare in maniera rapida, con un clic, abbattendo notevolmente anche i costi di riparazione di questi denti. Era fondamentale poi aprire i centri assistenza. Dal 2018 al 2000, inizio 2020, prima di pandemia, mi sono dedicato proprio all'apertura dei centri assistenza, Torino, Brescia, Roma, Cagliari, Oristano, tutti questi centri che servono poi per, in caso di problemi, fare da assistenza al paziente. Perché quando io facevo il giro in Europa, le persone che già facevano prima di me il turismo dentale mi avevano detto quelle che erano le cose da fare e da non fare, tra cui quelle di avere i centri assistenza, tra cui quelle di avere la tecnologia con cui poter rifare i denti e anche tra cui quelle di andare a progettare i denti in maniera digitale, di modo da eliminare già un sacco di probabilità di rischi di avere problemi. Già me l'avevano detto in anticipo, per quello io ero andato a vivere a Roma. Quando io avevo capito che qua in Sardegna non avrei fatto quello che volevo fare, ovvero andare a risolvere casi di pazienti che sono molto complessi, estremi, che in Sardegna non avrebbero trovato soluzione, allora ero andato a finire in Europa, guarda caso, in queste grosse strutture che già c'erano, che loro mi avevano poi dato la formula con cui avrei dovuto fare il policlinico. Tra quei consigli che mi diedero, anche quello di non avere la rete commerciale. La rete commerciale
Praticamente sono quelle persone che ti mandano i pazienti, no? Che hanno per esempio molte cliniche in Croazia, che hanno questi col bus che glieli portano a vagonate e se non glieli curi tu li portano da un'altra clinica. E quello mi avevano detto, fai attenzione perché è pericoloso, perché a un certo punto ti ritrovi che non hai controllo delle persone che entrano nel policlinico, cioè ti arriva di tutto nel policlinico e se tu non sei attrezzato per fare tutto, quindi sei un tuttologo, un generalista, c'è il rischio che poi un boomerang ti torna indietro oppure ti ricattano, ti dicono se non li curi tu questi pazienti li porti dall'altra parte. Per quello non abbiamo mai fatto le reti commerciali, abbiamo dovuto costruire noi internamente il nostro dipartimento di comunicazione, i ragazzi che avete conosciuto, li vedete lì con le telecamere, con le fotografie, con i video che raccontano le storie, proprio per non essere ostaggio, di quelli che ci campano di vendita, traghettare i pazienti da trapiantare al miglior offerente. E mi avevano detto anche come doveva essere strutturata un'equipe, un team, come suddividere i membri, come farli dirigere questi membri. Una domanda mi ricordo che avevo fatto, quando un policlinico inizia a essere grande, com'è che può offrire qualità? E loro me l'avevano detto, semplicemente come la Ferrari. La Ferrari non è piccola, è un'azienda grande, ma fa qualità. Tutto è questione di controllare i processi, automatizzarli e renderli, come dire, armonizzati da un personale di gestione e di management che si occupa di far andare i processi avanti come devono andare. E loro mi fecero questo gesto, così mi avevano fatto questo gesto. E lì io avevo capito tutto. Cioè che non dovevi costruire un'azienda in questa maniera, dove tu sei a capo dell'azienda e gestisci tutto. No, ma in maniera liquida, dal basso. Devi far andare avanti le persone che iniziano a guidare altre persone, che con la loro esperienza accumulata si mettono poi al servizio di nuove persone che a un certo punto vanno a gestire e controllare. È così che noi siamo cresciuti. Io ora non sono a Chisinau, ma l'azienda funziona. Stanno facendo i denti, hanno fatto chirurgia anche oggi, anche in questo momento stanno facendo chirurgie a Bucarest. C'è qualcuno sotto i ferri a Bucarest in questo momento? Stanno lavorando lì. Ci sono i gabinetti lì che lavorano, con i dentisti, anche dietro alle spalle si vedono persone che lavorano, però io non sono lì a Bucarest. Tanti riunioni, tanto affiancamento, tanto allineamento e soprattutto protocolli condivisi tra le equipe, che sono stati prima standardizzati, che col computer in questo momento si riesce a fare. Cioè io ho un'equipe di designer che in questo momento non sono lì fisicamente, ma stanno disegnando i denti per tutti e tre i policlinici. Dopodiché cosa fanno? Mandano il file nel policlinico dove il robot lo va a produrre. E ciò poi la TAC 3D in ogni policlinico che va a fare la scansione di ogni paziente, che in maniera centralizzata manda la TAC al supervisor che va a verificare i singoli lavori. Questo è il modo in cui oggi lavoriamo. È un modo che mi è stato dato dalle persone che già lo facevano. Okay, lavorare in equipe è diverso che avere uno studio dentistico monoprofessionale dove tu fai tutto, ancora un po' fa pure la segretaria, il dentista, ok, che si siede lì a prendere l'appuntamento. Quello e si mette anche a fare le fotografie e si mette anche a fare non solo gli impianti ma anche le protesi. Un dentista o fa il chirurgo o fa la protesi, il protesista non può fare entrambe le cose in maniera eccellente. Perché ogni giorno ci sono sempre nuovi materiali, ogni giorno ci sono anche corsi di aggiornamento che vanno fatti, uno si deve aggiornare nel suo settore, non può aggiornarsi in tutti i settori, perché è una branca troppo ampia quella dell'odontoiatria. Nelle riabilitazioni complesse bisogna più essere un'equipe perché serve un bravo chirurgo, serve un bravo protesista, serve un bravo odontotecnico e serve anche chi sa far lavorare i robot e anche degli ottimi designer che
che disegnano i denti. Un dentista da solo non riesce a fare tutto questo. E tutto questo è stata una conseguenza di aver aperto in Moldavia. Magari se avessi aperto in Svizzera non ci sarebbe stata questa spinta, questa necessità di estendere il laboratorio, di fare le cose sempre più in profondità, in verticalità, perché mi arriva magari un paziente all'anno che deve ricostruire completamente la bocca. E quindi che senso ha che compro tutti questi macchinari, che creo un'equipe così grande per un paziente? Questo è il futuro. Il futuro è la glocalizzazione, che non è neanche la globalizzazione, ma è il ritorno al locale con dei servizi locali che hanno dei vantaggi dalla globalizzazione, ovvero i pazienti che possono iniziare un percorso qua, continuarlo qua e avere poi l'assistenza qua. Questa è la glocalizzazione, dove le aziende come la nostra, che hanno già il piede su più nazioni, riescono a offrire un servizio competitivo a dei costi contenuti, e in futuro saranno sempre più contenuti i costi, perché ci permetterà questa la tecnologia di ridurre ancora di più i costi di riproduzione dei denti e andare con costi magari ridicoli ogni 10 anni a rinnovare i denti a un paziente. Perché ricordate sempre che questi sono denti che lavorano, che masticano, che devono lavorare 10, 20, 30 anni. Ma avere il progetto al computer già memorizzato, quello ci permette di rigenerare con un clic un'arcata e non far più viaggiare il paziente, ma far viaggiare il lavoro con DHL, con TNT e andare a fare la rigenerazione dei denti poi. È un po' come le automobili, no? Non avete sempre le stesse gomme, magari dopo tot di chilometri le puoi anche sostituire le gomme, rinnovare, o se vedi che qualcosa non va bene puoi sempre intervenire. Questo è quello che è il futuro, che ci attende nel futuro, per quello che apriremo in Italia un nostro poi centro, dove iniziamo a fare tracking di tutti quelli che sono stati i lavori posizionati nelle bocche dei pazienti e iniziare ad andare a fare anche analisi dei singoli problemi e metterli dentro degli algoritmi che in automatico calcolano anche in dinamica come devono essere modificati questi denti, perché poi la riabilitazione della bocca è un qualcosa che avviene su tanti anni, su più anni, cioè non puoi dire ho comprato le scarpe, quelle vanno bene, ci devi iniziare a camminare con le scarpe. Dopo un anno quelle scarpe sono diverse da come quando le hai comprate, perché si sono adattate ai movimenti del tuo corpo, della gamba. Lo stesso sono i denti. Quando noi mettiamo delle protesi in bocca, queste protesi iniziano a lavorare e iniziano a prendere la vera forma, che è poi la forma di comodo all'interno della bocca. E quelle sono informazioni preziose, utili, perché quando noi andiamo poi, dopo 2 anni, 3 anni, a scannerizzare i denti che hanno lavorato, lì dentro ci sono le informazioni di come si muoveva realmente l'articolazione, la bocca. E abbiamo possibilità, dopo anni, di andare anche a rigenerare i denti ancora più confortevoli sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto dal paziente. Quella mia, quindi, è stata la storia di uno che se ne va dalla sua terra perché non poteva fare qua le cose che avrebbe voluto fare e alla ricerca della terra dove poter fare, ha creato poi un'equipe che gli ha permesso di realizzare grandi cose, spinti dalla necessità di dover ridurre sempre di più il rischio di avere poi problemi con pazienti molto complessi, molto complicati. E allora abbiamo iniziato a reinvestire tutto in tecnologia, in corsi, in quella che era espansione dei policlinici, e andare a portare dentro all'equipe pezzi da 90 che ci hanno permesso poi di andare a ridurre sempre di più il rischio dei lavori che andavamo a fare. Ci sono nazioni dove l'expertise cresce per certe lavorazioni complicate, e delle nazioni invece dove si faranno sempre di più piccoli lavoretti, piccole cose, come per esempio in Italia si faranno uno o due denti, il ponticello, cose piccole, piccoli lavori, ma sempre di più per i lavori complessi si guarderà all'estero. Io questo già è un discorso che feci 10 anni fa con un collega che
ci siamo visti l'estate scorsa, mi ha detto avevi ragione, ormai qua in Italia sono rimasti lavori piccoli, piccole cose, perché le persone aprono il computer e cercano un'alternativa, perché non c'è la possibilità qui di realizzare certi piani di cura come quelli che fai te con quei materiali, perché avrebbero dei costi esorbitanti. L'unica cosa che si può fare è la resina, denti abbastanza semplicistici nella costruzione, materiali che non hanno delle performance elevate e quindi significa semplicemente avere il paziente che ha i soldi per mettere gli impianti, ma non ha più i soldi poi dopo per permettersi dei denti che hanno delle buone performance. Poi alla fine in realtà sono i denti la parte più importante, più degli impianti. Gli impianti nel 99% dei casi si integrano, gli impianti dentali in titanio, non c'è differenza tanta tra un impianto e l'altro. L'unica differenza è che gli impianti devono essere fatti per dei denti che si avvitano sopra. Quello sì, ci sono degli impianti invece dove incolli i denti, quelli non vanno bene. Ma a parità di tipologia di impianto, dove i denti si avvitano sopra, non c'è tanta differenza tra un impianto e l'altro. Quello che fa la differenza sono i materiali che si usano poi per ricostruire i denti. Io termino qua questa discussione.